Io sono Orlando Annalisa e sono la responsabile marketing e vendita Italia per la ditta Screenint. Esponiamo all'ISC 2014 proponendo chiaramente un po' di novità oltre ai prodotti già esistenti. Un primo prodotto che vogliamo assolutamente evidenziare in questa fiera è il Raffaello. Questo prodotto con una doppia motorizzazione che permette di comandare un motore comando allo sportello automatico che si apre e si chiude a seconda del movimento dello schermo. Per cui il motore che aziona lo sportello si apre, il motore che aziona invece lo schermo elettrico fa aprire e stendere la tela. E poi nello stesso modo si richiude all'interno del suo chassis, non lasciando assolutamente alcuna apertura visibile dalla parte inferiore nel controsoffitto. Quindi questo è un prodotto assolutamente innovativo e di nicchia, però molto interessante. Può andare fino a schermi per schermi fino ai 4 metri, anche customizzabili sia nelle versioni non tensionate che tensionate. Poi abbiamo come al solito gli argani per schermi per dare la possibilità di far scendere il cassonetto da soffitti molto alti fino ai 7 metri di corsa, e sia per schermi più piccoli fino ai 3 metri, sia una versione un po' più strutturata e robusta per schermi fino ai 4 metri e mezzo. Altra parte di prodotti che nel nostro range stanno diventando molto importanti sono gli elevatori motorizzati per proiettori, per cui abbiamo un'ampia gamma di elevatori per proiettori un po' più piccoli, quindi dai 15 kg ai 25 kg di portata, che danno la possibilità di far scendere il proiettore da un minimo di 30 cm a un massimo di 2 metri, con la possibilità chiaramente dell'incasso del videoproiettore all'interno del controsoffitto. C'è una gamma poi di elevatori per videoproiettori più grandi, con una portata fino ai 70 kg, che danno la possibilità di far scendere dai 3 ai 5 metri il proiettore, con anche l'opzione di avere un triplo fine corsa, per cui una posizione chiusa, una posizione intermedia che è la posizione per la proiezione e una posizione service per far scendere fino a terra l'elevatore in modo tale da fare la manutenzione del proiettore senza dover necessitare di gabbie e di trabattelli per salire fino al soffitto dove il proiettore è montato e posto. Abbiamo la nostra linea di schermi design, schermi motorizzati con cassonetto design, di cui quest'anno proponiamo qui una versione in color giallo Ferrari glitterizzato con delle luci LED color blu. Anche qui è possibile la massima customizzazione del prodotto, per cui sia le misure customizzate, sia i colori dei cassonetti, la possibilità delle luci LED e il design assolutamente innovativo di questo cassonetto che permette di montarlo in modo tale che le staffe siano assolutamente nascoste nella parte posteriore del cassonetto, così come il cavo di alimentazione. Quest'anno poi proponiamo lo schermo a cornice curvo per installazioni fino ai 3 metri in una tipologia di cornice, con una cornice più strutturata e più pesante, quella del FlatMax, per installazioni fino ai 14 metri di base. Sempre sullo schermo a cornice diamo anche da quest'anno la possibilità di avere l'opzione che chiamiamo wraparound, ossia del telo che sormonta la cornice. Per cui in installazioni in cui ci vuole la massima pulizia, nitidezza, in cui sono richiesti appunto canoni assolutamente bianchi, c'è la possibilità di avere uno schermo a cornice completamente bianco, senza che appunto la cornice magari infici un'applicazione in cui c'è la necessità di colori chiari. Presentiamo infine una tela in cui vogliamo dare un'accentuazione sulla questione della proiezione 2D, per cui una tela nata per il 3D passivo che noi chiamiamo Deep Space 3D, che è utilizzabile con ottimi risultati e performance anche nella proiezione 2D
anche in ambienti in cui c'è interferenza di luce artificiale. Mantiene un ottimo contrasto e anche un'ottima luminosità. La presenza alla fiera è sempre un grande successo, c'è sempre un'affluenza di gente notevole, di persone, di contatti interessanti, sempre molto interessanti e in una quantità notevole, per cui è sempre un'occasione sia per potenziare i contatti esistenti, sia per chiaramente raccogliere degli spunti, sia di riflessione in merito chiaramente allo sviluppo di nuovi prodotti e nuove soluzioni, sia chiaramente di potenziare il nostro parco clienti, che sicuramente dà una spinta in un senso molto elevato.